Ma buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati al nostro primo appuntamento live di questa settimana, quello del martedì. Come state? Spero che stiate tutti bene perché oggi vi voglio carichi più che mai nonostante Bitcoin sia un po' fermo. Abbiamo i nostri argomenti di cui parlare, abbiamo i nostri grafici da osservare, ci sono un po' di notizie interessanti di cui discutere, insomma non manca mai ciò di cui parlare nel mondo delle cripto. Io innanzitutto vi voglio vedere belli gasati e carichi, quindi fatevi vedere, fatevi sentire nella chat. Per chi ci segue in differita, ricordo che questa è una registrazione di una live, qui chi ci sta guardando su YouTube. Se volete partecipare in diretta con la possibilità di fare domande, di dire la vostra, di interagire con la diretta stessa, quindi di decidere che direzione, che argomenti prende, vi ricordo che l'appuntamento è duplice martedì e venerdì su Twitch alle 18, chiusa parentesi. A tal proposito vorrei, in vista magari del tempo maggiore che avrò a disposizione in futuro, stavo pensando di riformattare un po' appunto il format dei live, perché vi chiedevo spesso qualche feedback, ultimamente me ne avete dati tanti, sulla lunghezza, sugli argomenti, sulle cose di cui parlare, insomma sul come impostare questi live, che so che stanno a cuore a molti di voi. E adesso più tardi magari ne parliamo quando sarete in di più, perché vi voglio chiedere appunto un feedback, un'opinione su un'idea che mi son fatto di un'eventuale ristrutturazione del format dei live, senza snaturarlo chiaramente, però per renderlo il più godibile possibile a tutti quanti voi, sia che ci seguite in diretta sia che ci seguite in differita. Buon martedì a tutti, vedo che state arrivando, bravi, mi raccomando la chat utilizzatela per fare tutte le domande che vi vengono in mente, perché gli argomenti di cui parliamo spesso li decidete voi, quindi se avete qualche curiosità, qualche dubbio su un grafico, su una notizia, se volete sapere cosa ne penso di una cosa o dire cosa ne pensate voi, mi raccomando usate la chat e partecipate. Vedo che qualcuno parla di shitcoin e a tal proposito vi annuncio che c'è il primo vincitore del nostro super concorso shitcoin. Qualcuno è arrivato a 1000, ha fatto il redeem del premio di 0.005 Bitcoin e l'ho premiato pochi minuti fa. È il nostro Castagna 91, che non lo vedo, però se ci sei fatti vedere, perché ti dovrebbe essere arrivata la transazione. Complimenti per accumulare shitcoin, per, eccolo, grandissimo Castagna 91, si è palesato, fantastico. E al momento quindi è in pausa per tutti il concorso, in modo che adesso deciderò come rimetterlo in piedi. Non vorrei azzerare a tutti le shitcoin ripartendo da zero, ma vorrei tenere, magari premiare chi ne ha più di un tot, lasciandogli comunque un bonus per la prossima tornata. Adesso ci penso. Comunque complimenti di nuovo Castagna 91 per la tua vittoria, sei il top accumulator di shitcoin. Continua così, ma non farlo, mi raccomando, sul mercato le shitcoin si accumulano solo qua. Vi ricordo che anche voi le potete accumulare seguendo i live, quindi guardandone il più possibile, partecipando alle chat e cliccando ogni tanto sui forzieri che vi compaiono, e non come ha fatto Valerio bruciandole tutte con i giochini, perché c'è la possibilità di scommetterle, ci sono i giochi delle tre carte, insomma varie robe. Occhio, perché ne potete guadagnare ma le potete anche perdere. Detto questo, oggi volevo parlare di alcune cose, come la notizia del ban dei derivati da parte dell'autorità finanziaria UK, che entrerà in vigore a partire da gennaio 2021, commentare questa notizia. Poi volevo parlare con voi del mondo della DeFi, che è abbastanza, come dire, come dice il grafico qua dietro, cioè è, non lo so, è in fase di prosciugamento dal punto di vista del prezzo delle coin, ovviamente, e a mio parere anche in controtendenza poi con lo sviluppo dei prodotti. Ho preso come esempio Yearn Finance, che è un prodotto che a me sta molto caro dal punto di vista della DeFi, perché lo trovo uno dei migliori prodotti del settore. Lo sviluppo continua, il prezzo delle coin cala. Questo è uno dei tipici casi in cui prezzo e valore divergono. Questo è un concetto sul quale cerco sempre di puntare tantissimo, a costo di essere noioso, magari lo sarò di sicuro per molti di voi, ma è importante che questo concetto venga fatto vostro, venga fatto di tutti. Il fatto che prezzo e valore sono due cose totalmente diverse. Ci sono delle fasi in cui il prezzo va in maniera parabolica, corre tantissimo e si distacca dal valore
in senso ovviamente positivo, cioè il valore cresce in maniera organica piano, di un valore inteso come lo sviluppo di un progetto, le novità, tutto ciò che è fondamentale all'interno appunto del mondo DeFi in questo caso. Il prezzo invece è figlio di FOMO, di hype, di tutte quelle emotività che circondano il mondo dell'investimento dei mercati, e quindi chiaramente diverge perché si fa prendere da questi cicli che lo rendono esponenzialmente poi crescente o decrescente quando subisce le perdite contrarie. E di conseguenza, una volta che questo ciclo si esaurisce, il prezzo inizia a scendere, ma nonostante ciò il valore, se c'è ovviamente del sottostante, dovrebbe continuare ad aumentare. E infatti questo è un po' il discorso che volevo portare ai vostri occhi, mostrandovi il grafico dell'indice DeFi, che contiene quell'indice di FTX, non so se avete presente l'exchange, che contiene pesate per capitalizzazione, come se fosse un ETF, chiamiamolo così, le varie coin DeFi, e vedete bene che dopo l'ascesa pazzesca che c'è stata fino a fine agosto abbiamo un dump e un bear market che non accenna a finire, lower highs, lower lows a profusione, e veramente un mercato molto molto bearish che ha già assorbito praticamente in toto tutta questa fase parabolica rialzista. È la classica situazione di post high, no? Dove la situazione si stabilizza, i prezzi si stabilizzano e poi si spera si ripartirà più in maniera organica. Quindi qualcuno si chiede: la bolla DeFi è scoppiata, non è scoppiata, deve ancora iniziare? Io non lo so, la mia visione, adesso chiederò anche a voi, magari facciamo un sondaggino, la mia visione è che la prima fase della bolla sicuramente è scoppiata, questo grafico ce lo dice in maniera chiara, ma così come se andiamo a vedere uno a uno le coin protagoniste del mondo DeFi, come sono state Band, l'oracolo DeFi era definito, poi abbiamo avuto SushiSwap, un altro esempio che non ha fatto altro che crollare, coin come Curve, che non ce l'ho qui, CRVBTC, che anche lei insomma ha una fase completamente discendente. Tra l'altro molte di queste coin come Curve, che guardandola mi viene in mente, perché Curve, caspita, è un pilastro della DeFi, non so se conoscete la piattaforma di Curve, vedendo questo grafico verrebbe da dire it's a scam, no? È una fuffa. In realtà, porco cane, Curve è uno dei progetti migliori in assoluto nel mondo della DeFi. E allora uno dice: ma per quale caspita di ragione il grafico del suo token deve avere un andamento del genere, degno della peggio shitcoin, degno di Ripple nelle fasi ribassiste? La risposta è, beh, da un lato quella che abbiamo già detto sul valore che diverge dal prezzo, la seconda purtroppo in molti casi nelle DeFi coins, in particolare quelle che vengono farmate come Curve, Uniswap, SushiSwap, tutti questi esempi, è che sono intrinsecamente nate per essere dumpate. Non so se è chiaro questo concetto. Curve è generato da chi utilizza, da chi fornisce liquidità alla piattaforma Curve, ok? Poi sono nati sopra altri strati, tra cui Yearn Finance, tra cui altri pool che gestiscono in maniera automatica tutte queste strategie di farming, e quello che fanno è farmare Curve per venderlo, ok? Per incrementare la liquidità. Questo ciclo praticamente mette una pressione ribassista costante su tutti questi token, su Curve, su Uniswap, chi farma uno. Ok, non so se qualcuno di voi l'ha fatto utilizzando Zapper, utilizzando Token Sets, utilizzando tutte quelle automazioni che esistono, anche banalmente da soli è possibile farmare uni dando liquidità ai quattro pool, vi ricordate, ne abbiamo parlato. E poi uno di solito cosa fa? Beh, se uno vuole investire in uni ovviamente lo tiene, però 9 persone su 10 lo dumpano per profitto, per avere più liquidità da mettere in liquidity provision e avere fees più alte, tutti questo ciclo positivo di guadagni, questo feedback positivo in questo ciclo di guadagni sempre maggiori, avere un rendimento annualizzato sempre più alto. Prevede il dumping, quindi la vendita costante, periodica di queste coin, quindi hanno una selling pressure pazzesca sulla loro testa. È un business model che insomma è forse, non lo so, sono curioso di vedere poi come andrà avanti nel tempo, perché immagino che non potrà andare avanti all'infinito a dumpare, sono curioso di vedere cosa accadrà una volta che questa selling pressure tenderà magari a spegnersi, visto che il guadagno del vendere in continuazione il token
tenderà a rimpicciolirsi sempre di più e magari, insomma, si attiveranno delle dinamiche differenti che punteranno di più a lungo periodo, non lo so, dato che ad esempio su Curve è possibile metterlo, cioè congelarlo per anni anche, e si ottengono i VCRV, non so se avete presente, sono quelli con i voting rights, sostanza si fa parte della governance di Curve e ovviamente si ottengono rendimenti maggiori, quindi magari inizia a pesare di più chi utilizza questo metodo rispetto a chi dumpa in continuazione giorno dopo giorno, mese dopo mese, Curve sul mercato. Comunque il mercato della DeFi è veramente veramente in contrazione. Yearn Finance stesso, guardate che brutto pattern ha fatto questo teste spalle che un po' di giorni fa su Twitter non si parlava d'altro, non so se qualcuno di voi segue, e il settimanale aveva questo cluster intermedio, qua vedete che è stato bucato drammaticamente e molti dicevano ma è la fine dello yield farming, questo deprezzamento dei token legati all'ecosistema DeFi? È una bella domanda, io credo di no, sinceramente. Sicuramente è la fine dello yield farming inteso come la caccia alle APY a quadrupla cifra o a follie di questo tipo che non hanno ragione di esistere. Se vedete qua il segno bianco dell'orologio è perché oggi mi si è spaccato il cinturino dell'Apple Watch, dello smartwatch, insomma. Quella cinesata tarocchissima che avevo si è spaccato in due, ne ho ordinato un altro su Amazon, vabbè, chiusa la parentesi, l'abbronzatura che ormai sta sparendo, però qualcosa si vede ancora. E quello che vi dicevo è la fine sicuramente di un'epoca intesa come l'epoca dell'hype nonsense, della nonsense hype legata al mondo DeFi. Vi ricordate quando c'erano, che continuavano a nascere nuove piattaforme APY 12.000%, 1.400%, ecco, quello è destinato a morire, ma lo sappiamo tutti. Gli APY anche esageratamente alti, anche il 40 e il 50% per me è esageratamente alto, è chiaro che non è sostenibile nel tempo, è sostenibile fin tanto che il token che viene farmato continua a crescere di prezzo a causa di persone che lo comprano, perché bisogna anche ricordarsi, adesso spero di non diventare troppo tecnico e troppo noioso, ma bisogna ricordarsi che il mercato è sempre un gioco a somma zero, no? Quindi quando qualcuno guadagna e guadagna tanto c'è qualcun altro che perde, e nel mondo fantastico del farming non è che c'è il borrower e il lender e basta, perché altrimenti non ottieni un APY così alto, un rendimento così alto, ma c'è sotto chi compra sto benedetto token, chi compra Uni, chi compra Yearn Finance, chi compra Curve. Finché tutti comprano questi token e assorbono il dumping che giorno dopo giorno chi farma butta ovviamente sul mercato, è tutto bellissimo perché l'APY non può che crescere, tu dai liquidità, guadagni dalle fees di chi fa gli swap, guadagni il token, lo dumpi sul mercato in un mercato che continua a crescere, è ovvio che gli APY sono paradisiaci, sono bellissimi, ma ovviamente questo non è minimamente sostenibile, perché nel momento in cui non c'è più nessun fesso che continua a comprare, assorbire tutta la selling pressure spinto dall'hype, spinto dalla mania della DeFi, ovviamente il tutto tende poi a contrarsi fino ad arrivare a una velocità di crociera, che è più che altro un prezzo di crociera, che mi immagino stiamo andando proprio in quella direzione lì, e gli APY si contrarranno, ok? Quindi ci sarà sempre qualche fluttuazione dovuta alla speculazione sui token farmabili, però non penso, cioè sono praticamente certo, che gli APY dell'ordine di 30-40% non sono minimamente sostenibili, ok? Se mi chiedete qual è un APY secondo te sostenibile e sensato, io vi direi, non lo so, non più del 10-15%, a me sembra già alto quello, non so voi, vabbè, se ne potrebbe parlare per ore. Questa era una noiosissima introduzione per dirvi che il mercato della DeFi è in fase di forte contrazione, quindi io starei molto attento, forte anche delle logiche che vi ho detto di selling pressure generata da chi farma e tutto ciò che ci ruota intorno, a fare degli acquisti finalizzati a una speculazione sul futuro prossimo, dei prossimi 2-3 mesi, perché insomma ricordatevi che la selling pressure è costante, quindi bisogna tenere in conto anche di questo quando si acquista un token farmabile, ok? Se io acquisto Uni devo essere consapevole che lo sto facendo, ma mi sto esponendo a un sacco di pressione in vendita di tutti quelli che lo farmano e lo vendono per monetizzare i guadagni, chiaro? Questo deve essere fondamentalmente chiaro. Detto questo, possiamo tornare a buttare un occhio su Bitcoin, che non ci dice nulla di che se non che sta triangolando, e inizierà
inizierei a dare un'occhiata alle vostre domande, perché altrimenti questo diventa un monologo e voi mi dite cosa stai a fare in live a fare. Cominciamo e poi semmai andiamo ad approfondire qualche tema su richiesta. Allora, EOS sta munando, oddio davvero, EOS, dopo tutti questi secoli dei secoli. Oh mamma mia, ma cosa combina? Cosa è successo? Ma c'è qualche notizia su EOS? Se qualcuno lo sa, vi prego ditemelo, condividete, perché non ero minimamente al corrente. Se c'è qualche follower di EOS, mi raccomando, ditemi che succede. Ciao Luca, ciao a tutti. Sono ufficialmente entrato nel comitato scientifico di Crypto Values, grande! Parte della Digital Rock Holding. Crypto Values approfondisce la tecnologia blockchain e le criptovalute e con le sue iniziative ne promuove l'adozione. È anche merito tuo che attraverso l'intervista ad Andrea mi hai fatto conoscere questa realtà. Guarda, non hai idea di quanto mi fa piacere. Io ho anche il consorzio Crypto Values, è una realtà che mi piace veramente tanto, ma anche la Digital Rock, lo sapete. Non ve lo devo dire perché sono stato sempre molto trasparente sul fatto che è una realtà che mi affascina, mi piace il loro modo di lavorare, il loro approcciare le istituzioni in maniera costruttiva, non scappare via per svincolarsi dagli obblighi delle leggi. Insomma, mi piace come realtà e mi fa veramente piacere che tu ci sia finito dentro, perché anche tu sei una persona decisamente competente e stimabile. Quindi magari ci sentiamo in uno di questi giorni per che mi racconti un po' dall'interno come vanno le cose, come si muovono le cose lì dentro. Tra l'altro, apro una parentesi, visto che qualcuno dirà ma chi è sto qua che ci si rivolge così, no, è una persona, un professore che ho conosciuto e che è molto attivo nel mondo delle cripto e tra l'altro anche nella criptoarte. Vabbè, chiusa la parentesi, grandissimo. Buonasera Luca, oggi presentissimo e gasato, fantastico, numero uno. Ciao Luca e buonasera a tutti. Ciao a tutti, primo per la terza volta di fila, merito una shitcoin. Eh no, non sei mica il primo. Secondo, no, neanche. Ciao a tutti, però dai, una shitcoin te la do lo stesso, ma non ora, perché ora è congelato il concorso, perché abbiamo avuto un vincitore e quindi pausa le shitcoin. Se ne riparlerà a molto breve. Eccoci, buonasera a tutti, buon martedì, ciao. Cosa ne pensate di Dash? Ma che dire, io ti posso dire quello che ne penso io, che non mi dice assolutamente nulla. Scusate, volevo tirare via il coso qui dal video perché è bruttissimo da vedere. Non lo so, non so a voi cosa dice Dash, a me poco, perché non riesco a trovargli il suo posto nel mondo, insomma questo è. Luca, volevo segnalarti che l'indicatore Ichimoku su time frame daily coppia Bitcoin dollaro mi dà a breve uno scarico profondo se continua così. Meno 24 la tua libertà finanziaria, grande, ti ringrazio per questo augurio, che a fine mese insomma sarò completamente indipendente, completamente dedicato al settore delle cripto, per chi non lo sapesse. Ichimoku, sai che io non lo sto praticamente più utilizzando da tempo, devo buttarci un occhio. Guarda, ti dico, il quadro su Bitcoin è un po' un punto interrogativo, al di là di Ichimoku, guardando anche solo la price action, perché abbiamo avuto un dump abbastanza localizzato un po' di settimane fa e al momento stiamo un po' lateralizzando in postumi di questo dump, quindi di certo non è una situazione rosea. C'è da vedere adesso se si riprende o se continua a ribasso. Le tendenze sono un po' di scarico, insomma deve dare un bel colpo di reni Bitcoin se vuole rimettere dentro un po' di bullishness nel mercato. Vediamo, tra poco ne parliamo. Ciao Luke, stavolta ti becco dall'inizio, grande, fantastico, così si fa. Buonasera Luke, potresti spiegare perché quando dumpa Bitcoin il prezzo di alcune, quasi tutte le alt, lo seguono a ruota e quando pompa no? Allora, questa è una domanda che mi viene fatta spesso e che ci sta sempre, perché effettivamente è una dinamica molto particolare che è intrinseca un po' nel come è fatto il mercato delle cripto. Il mercato delle cripto principalmente si muove attraverso due canali, fiat e stablecoin, ok? Fiat e stablecoin confluiscono
tutte nelle cosiddette major, ok? Perché le coppie di scambio in fiat e in stablecoin non ci sono per tutte le cripto. E quindi abbiamo Bitcoin, Ether e poche altre, ok? Quelle che cubano di più in termini di capitalizzazione. In seguito queste stesse coin vanno a confluire nelle altcoins, quindi le coppie di scambio con le altcoins muovono i volumi maggiori in Bitcoin stessi, ok? Molte altcoins soprattutto non hanno neanche la coppia di scambio in Tether o in Fiat. In Fiat pochissime, in Tether un po' di più, ma siamo ancora un po' indietro. E quindi di conseguenza Bitcoin è un po' un collettore di questo primo ingresso di capitale, e lo stesso vale nella fuoriuscita. Quello che diventa quindi il mercato è che quando Bitcoin si muove in maniera importante tende ad accentrare tutto il capitale. Per quale ragione? Perché ovviamente se Bitcoin pompa, chi è fuori entra in Bitcoin per profittare, chi è fuori intendo fiat stable coins, chi è in altcoins magari entra anche lui in Bitcoin perché comunque vuole approfittare di questo movimento. Il risultato è che le altcoins svendono perché vengono vendute per Bitcoin, Bitcoin sale ovviamente e basta, questo è il risultato. Nel momento in cui Bitcoin scende, quindi dumpa, quello che accade è che chi è in Bitcoin tende a vendere, ok, non tutti chiaramente, però la psicologia del mercato è la seguente: chi ha Bitcoin tende a vendere, chi ha le altcoins tende a venderle per andare in Bitcoin per poi uscire, ok? E quindi abbiamo un duplice effetto negativo sulle altcoins che dumpano e poi in seguito dumpa anche Bitcoin, perché comunque si tende a voler uscire dal mercato per essere completamente stabili e di conseguenza ovviamente soffrono di più. È un po' la volatilità delle altcoins, si sa che è nettamente più alta della controparte Bitcoin, e questo di solito vale abbastanza sempre, che cioè quando c'è volatilità in Bitcoin tende ad accentrare tutto il capitale, quindi le altcoins tendono un po' a spegnersi. E questo non vale nel 100% dei casi, perché comunque se sotto nel mercato c'è un sentiment di voler comunque non uscire per forza o non entrare per forza in Bitcoin, chiaramente non si sviluppano queste dinamiche. Che il tutto non è facilmente prevedibile, però sostanzialmente la ragione è questa, ecco. Grazie, sono arrivati, questo è il nostro Castagna, il vincitore del concorso. Eccoci sempre presenti, ormai ho perso il conto delle live, grande Mirko, mi fa piacere sentirtelo dire. Prima volta dal vivo, qui abbiamo invece un new entry, grande Lorenzo, benvenuto, spero che la live sarà di tuo gradimento. Qualsiasi domanda tu abbia, mi raccomando, falla senza nessuna remora. È raccomandato, non vale. No, secondo me ha vinto qualche il giochino, anche perché gli altri, cioè ha staccato il secondo che aveva 800 e qualcosa shitcoin, c'era da arrivare a 1000, e quindi secondo me ci ha dato dentro. Grande. Whale, esatto, è una whale. Ciao Luke, hai mai sentito parlare del progetto YouShare? Ti dico la verità, no, non l'ho mai sentito. Mi spiace, devo approfondire. Io le ho bruciate tutte coi giochini, visto che il bonus era stato preso. Mannaggia, hai fatto bene comunque, tanto adesso mi sa che le azzererò, a parte quelli che ne avevano tante. Domanda da ignorante in programmazione informatica come me, d'altronde. Da quello che ho letto, ho visto che lo smart contract del progetto di Crony è stato hackerato, il token EMN, Eminence Finance, esatto, legato adesso non ha più valore e ne verrà emesso uno nuovo, è giusto? Perché vedo che comunque EMN viene tuttora, e poi qua si ferma il messaggio, secondo me andava, va, tuttora scambiato. Allora, io in realtà non lo so, perché in realtà, cioè, il discorso di fare un nuovo, ho vinto un sacco i giochini, lo ammetto, grande Castagna, ecco, ti abbiamo beccato, come hai fatto. E l'importante è arrivare a 1000, non importa come. Dicevo riguardo a EMN che ovviamente è un po' come, non so se vi ricordate il discorso del DAO hack che ha fatto lo split Ethereum, Ethereum Classic, il discorso è un po' analogo, nel senso che immaginate se l'hacker avesse tenuto gli EMN, ok? E cosa vorrebbe dire? Vorrebbe dire che avrebbe un esagerato voting power sul protocollo.
E adesso non so bene com'è, se ha ottenuto gli MN o se ha ottenuto Ether e altre coin. A me pareva che avesse prosciugato comunque non gli MN, ma le altre coin, che erano in particolare dei token low cap, perché avevo letto che erano ovviamente token ERC20 per ovvi motivi, e mi pareva che fossero appunto dei token low cap nel settore DeFi, che poi erano a rischio dump. Mi ricordo che si era creato anche un po' questo allarmismo, e quindi in questo caso non credo che sia necessario andare a ricreare un nuovo token EMN per estromettere l'hacker. Però ovviamente, se l'hacker si ritrova con in tasca una grossissima fetta dei token in maniera impropria, ovviamente è giusto estrometterlo andando a creare un nuovo token. Non so bene come sia successo, io sono più convinto del primo caso, ti dico la verità. Prima volta in live, grande PS, che sta succedendo a EOS? Grande Claudio, benvenuto. E non lo so che cosa sta succedendo a EOS, anzi ve lo chiedo a voi, che cosa sta succedendo a EOS? Adesso telefono a Zaragast, non so se è ancora sul pezzo con EOS, se lo segue come un tempo, e glielo chiedo, cosa hai combinato? Ciao Zaragast, a proposito. Salve a tutti, grande VeChain Holder, fantastico che è sempre sul pezzo. Ciao Luca, mandaci un link ad un wallet in USDT o BTC, così chi vuole può darti un contributo per quello che fai. Dai, non fare il timidone, dacci un modo per ringraziarti, specialmente adesso che sei disoccupato. Esatto, vi prego, datemi, farò il cartello, datemi da mangiare, non ho più niente, ho solo Satoshi, fate qualcosa. Non lo so, ci avevo pensato se mettere un address per le donazioni oppure no, effettivamente potrebbe essere un'idea, però poi non vorrei neanche sembrare quello che vuole chiedere, no? Che fa i contenuti per chiedere le donazioni. Alla fine, boh, magari lo metterò senza starlo a shillare troppo, però sappiate che se volete contribuire, adesso qua parte la shill zone, con il mio canale e il mio lavoro, potete, vabbè, iscrivervi sul canale Twitch, fare l'abbonamento, se volete, se avete Amazon Prime lo potete fare gratuitamente con Twitch Prime, tra l'altro, quindi per voi a costo zero, altrimenti potete utilizzare i miei referral link per le piattaforme che utilizzo io, che condivido con voi, li trovate sempre nelle descrizioni dei video su YouTube, li spammo un po' in giro, ma perché sono piattaforme che al di là di tutto io utilizzo e con cui mi trovo benissimo, e quindi non è che vi scillo cose solo per il ref, solo per altri motivi, ma è un po' un mio marchio di qualità, anche se vogliamo dire questo. Hai un ref per VPN? Sì, in realtà lo trovi anche quello, credo, nelle descrizioni dei video, era, non mi ricordo come si chiama, come caspita si chiama, non è NordVPN, un'altra, boh, non mi ricordo, però lo trovi nella descrizione dei video, insomma. Luca, hai dumpato XVS stamattina, hai tenuto qualche coin? Che cos'è XVS? Non conosco. Secondo te vale la pena su Binance cambiare Tether per BUSD per metterlo in staking per prendere reward? Ma fai i tuoi conti, nel senso, se tu Tether lo utilizzi per fare trading, considera che sono di più le coppie le coppie, cioè, di trading con Tether rispetto che BUSD. Se invece ce li hai lì, magari consideralo di fare il cambio. Ovviamente ti paghi la fee per il trade, vedi se ne vale la pena rispetto alla rendita che hai dallo staking stesso. Ecco, vedi un po' tu. In questi giorni BNB USD ha un funding fee di meno 0,2%. Wow, ho notato che 5-10 minuti prima del pagamento schizza alle stelle, un secondo dopo crash. Ne ho approfittato, per quanto sia piccolo il mio capitale funziona. 100 BNB uguale 5,6 dollari. È interessante questo, interessante che in effetti ci sono delle strategie di trading che fungono da scalping all'interno, cioè proprio nel contorno del pagamento del funding. Sapete che ogni 8 ore sui perpetual c'è il funding che trasferisce dai long agli short o viceversa, e tanto più il prezzo del perpetual si distacca dal prezzo del sottostante e tanto più il funding aumenta. Quindi c'è chi proprio opera magari facendo degli hedging su due exchange diversi per limitare la sua esposizione, per essere neutrale al mercato, ma solo per prendere il funding. Quindi è una strategia di scalping proprio, funding scalping, una roba del genere, ma in sostanza il funzionamento è questo. Grande, vedo che piovono gli abbonamenti, siete fantastici, 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 spingete sempre di più. Allora, non è arrivata la notifica su Telegram? Come no, come no, come no?
L'ho mandato, l'ho shillato in live su Telegram. Ciao grandissimo, ciao anche a te. Immaginare le whale su BNB, si fanno uno stipendio solo con le funding fee. Effettivamente, caspita, devo andare a vedere. Ma la funding fee negativa, quindi devi shortarlo in sostanza, no? Appena prima del funding stesso. Mi pare di sì. Ciao Liu, cosa ne pensi di un possibile euro digitale? Pensi che ostacolerà il mondo cripto o al contrario porterà interesse nel settore facendolo crescere ulteriormente? Guarda, ho letto un sacco di articoli imbarazzanti che sostanzialmente parlano dell'euro digitale come un competitor di Bitcoin. Ecco, non è un competitor di Bitcoin, non ha nessun tipo di senso definirlo in questo modo. È un tipo differente di liquidità fatta circolare su blockchain in maniera digitale un po' più smart. Ecco. Quindi non lo so, non vedo nessun tipo di rischio per Bitcoin, perché non è lo stesso pubblico chi utilizza Bitcoin e chi vuole utilizzare l'euro digitale. Cioè, è veramente, sono due mondi completamente diversi. È come paragonare, che ne so io, Bitcoin a una stablecoin, ma neanche, perché poi l'euro digitale è per ora, per quanto se ne sa, è censurabile, regolamentato, quindi è come se fosse a tutti gli effetti moneta elettronica, nel senso credito, cioè non è poi credito in realtà, però ha molti dei difetti del credito e quindi non credo proprio che sia, cioè, un competitor di Bitcoin. Non so poi se esisteranno un giorno le coppie di scambio euro digitale Bitcoin o se l'euro digitale potrà essere immesso negli exchange e essere scambiato con le cripto. In tal caso, boom, sarebbe sicuramente una crescita. Di sicuro di una cosa sono certo, che delle cose come, delle introduzioni come l'euro digitale e altre criptovalute tra virgolette regolamentate, che può essere anche Libra, che se non è ovviamente statale ma dovrà sottostare a delle leggi, delle regole che magari verranno create ad hoc, porteranno avanti l'industria, perché genereranno, cioè obbligheranno gli stati, obbligheranno gli organi regolamentatori a creare leggi apposite, dovranno inquadrare in qualche modo il mondo delle cripto. Io sono estremamente favorevole alla regolamentazione, molto di più che a trovare dei cavilli, dire ma sia una valuta estera, è un prodotto finanziario, e quelli no, bisogna che qualcuno dica chiaramente proprio Bitcoin è questo, questo, questo e questo, ok? È inquadrato in questa maniera, perché così almeno chi vuole utilizzarlo, i commercianti, gli imprenditori e tutto quanto, possono farlo senza paranoie di finire poi sotto gli occhi della Consob, di finire multati, di finire in galera perché hanno fatto qualcosa di sbagliato. Questo secondo me è fondamentale e quindi l'euro digitale per me in ultima analisi è un bene per il mondo delle cripto. Non so se poi siete d'accordo con me oppure no, però io penso proprio di sì. Allora, ho visto che avete detto che no, in realtà il funding negativo è per i long. Sì, forse adesso non ricordo esattamente bene qual è la nozione, che c'è il meno, gli short pagano i long o viceversa, però grazie per averlo detto. Ecco, XVS Venus, ah sì, allora sì, perché al listing io all'inizio avevo frazionato un tot, io li avevo automatizzati, adesso dovrebbero essere già stati eseguiti, perché la mia idea, se vi ricordate, con Venus come alfa era di andare a vendere subito al listing e avevo allocato una parte maggiore del capitale proprio lì per questo motivo, perché non era ancora listato. A tal proposito andiamolo a vedere cosa ha combinato. Infatti vedete che di solito ha delle fluttuazioni abbastanza interessanti nel giorno del listing. Se vi ricordate, avevamo affrontato il discorso dei launch pool, nonché staking, nonché farming, chiamiamolo come vogliamo, di Binance, che tra l'altro ultimamente ha rifatto il look. Io avevo appena finito di fare il video sulle rendite passive su Binance, che vi ho spiegato tutto uno per uno, e cosa hanno combinato? L'hanno rifatto da zero in maniera diversa, ma è molto carino. Non so se avete visto Binance Earn, si chiama, e dove sono racchiuse in sostanza tutte le forme di rendita passiva ottenibili su Binance. Vabbè, non divaghiamo. Il discorso del farming su Binance vuol dire che tu allochi i tuoi BNB a questi pool, li vincoli lì, che poi in realtà non li vincoli neanche, perché li puoi svincolare quando vuoi, e ottieni questi token poi che puoi o holdare o dumpare per fare poi del profitto, per monetizzarli. E io divido ovviamente in base a dove c'è l'APY più alto, ovviamente,
tra Flamingo, tra il Launch Pool con Bella e Wing, tra Venus, tra Alpha. Venus e Alpha erano ancora punti interrogativi e quindi io gli ho allocato un po' di più, avevo messo 30% e 30%, poi il resto l'ho spartito sugli altri e gli avevo messo di più proprio perché solitamente, se guardate ad esempio anche Flamingo, FLM, BTC, eccolo qua, vedete, il giorno del listing di solito pompa un po' e quindi conviene averne un po' da parte, da dampare subito, perché di solito poi entra in gioco quella logica, quel meccanismo di cui abbiamo parlato all'inizio, che è intrinseco di tutti i token farmabili, ovvero l'essere dampati sul mercato per profitto, e quindi ovviamente ho cercato di agire un po' in anticipo per quanto possibile. Torniamo a noi. Ecco qua, EOS Google Cloud Partnership, grande VeChain holder che è sempre sul pezzo sulle altcoins, ed ecco spiegato allora il pump di EOS. Vediamo poi quanto sarà ampia questa partnership. Ormai io ricordo che, quando è che era? Forse sembra nel 2017-18, che c'era il mondo altcoins che praticamente giocava, cioè viveva sulle partnership o finte partnership, appena ne annunciava una, bam, più 30%. Che bei tempi, mamma mia, che gran bei tempi. Dunque, dove siamo finiti? Ecco, ovviamente poi perdo la chat quando cambio la schermata, vi perdo. Eccoci qua, ok. Ciao Luca, spiegheresti due cose su come poter allungare la volatilità? Conviene su opzioni o con contratti move? Allora, bella domanda questa. Non abbiamo più parlato ultimamente di opzioni, di volatilità, di operatività sulla volatilità. Cosa vuol dire? Ma facciamo una piccola parentesi perché altrimenti mi dilungo e ne parlo mezz'ora, io mi faccio prendere abbastanza la mano da queste cose. Longare la volatilità vuol dire prevedere, cioè io penso, secondo le mie analisi, che Bitcoin diventerà volatile, sarà più volatile nei prossimi giorni, nel futuro che adesso, e allora opero per espormi in modo che io vado in profitto se la volatilità aumenta a prescindere dalla direzione. Quindi non sono long o short sul prezzo, ma sono long o short sulla volatilità. Quindi mercato più volatile guadagno, mercato meno volatile perdo. Se faccio short volatility è l'opposto, ovvero mercato meno volatile che sta fermo guadagno, mercato che spara, va su o giù, perdo, perché è volatile, ok? Esistono operatività di questo tipo. Ci sono due modi in sostanza per ottenere un'esposizione su questo: il primo è utilizzando le opzioni e il secondo è utilizzando qualche derivato sulla volatilità stessa. Le opzioni su Deribit ci sono, ne avevo fatto anche un mini corso gratuito, ovviamente, che trovate sul mio canale YouTube, con 4 puntate mi pare sulle opzioni. E sostanzialmente per andare long volatility bisogna acquistare opzioni, perché acquistando opzioni una componente del prezzo fondamentale delle opzioni è proprio la volatilità implicita, viene chiamata. Come si traduce nel prezzo la volatilità? Un'opzione sostanzialmente è una proiezione in avanti di un possibile valore di Bitcoin. Ovviamente se la volatilità di Bitcoin aumenta anche la probabilità che Bitcoin arrivi a un certo prezzo che è più distante da quello attuale, e quindi si apprezza l'opzione stessa. È possibile, ovviamente, andando a comprare due opzioni, una put e una call, anche in combinazioni diverse, per rendersi neutrali poi al prezzo, delta neutral si dice, delta è la variazione del prezzo, e esporsi soltanto alla volatilità. Quindi in sostanza si ha un profilo, non so se vi ricordate quello così, fatto così, tac tac, avevamo parlato quando parlavamo di opzioni, che il prezzo salga o scenda ce ne frega poco, ce ne frega solo che appunto sia volatile oppure no. Ecco, questa è una un'esposizione in volatilità. L'altra è utilizzando il contratto move che è su FTX, ve lo faccio anche vedere. Allora, eccolo qua, ftx.com, abbiamo, allora dov'è? Era su BTC Move, vedete, ci sono quello di oggi, quello di domani, della settimana e così via, e in sostanza prendendo un contratto Move
Si può andare a speculare sulla volatilità, vedete, questo dunque è quello del giorno stesso, quindi è abbastanza breve durata. Si può andare a vedere quelli un po' più distanti per avere qualcosa di più sensato. Vedete che con la volatilità che si contrae, il prezzo del move ovviamente cala, diminuisce, perché insomma è più probabile che la volatilità alla fine sia bassa, la differenza di prezzo tra il giorno d'inizio e il giorno della fine del contratto move sia pressoché nulla, e quindi il move si deprezza. Quindi andare long move vuol dire long volatility, short move non so se si può, in realtà penso di sì, perché adesso vediamo, non lo so, no, credo di no, perché è un token a tutti gli effetti. Comunque sarebbe la modalità di andare short volatility. Io prediligo molto le opzioni, in particolare la vendita di opzioni è un'operatività che mi piace abbastanza, perché nei momenti di bassa volatilità e in cui non si muove particolarmente il mercato, un'operatività interessante è quella di andare a vendere opzioni in modo da essere neutrali al mercato, oppure anche no se vogliamo, come copertura magari delle posizioni che già si hanno. Ad esempio, se io ho una posizione long aperta, posso andare a vendere un'opzione call, un'opzione rialzista, facendo quello che si chiama covered call, di cui magari parleremo in un video a parte. In sostanza io incasso il premio dell'opzione, e se il mercato non si muove, quello è un guadagno in più che mi son fatto e basta. E se il mercato si muove, ho una forma di copertura tra le due posizioni opposte, eccetera eccetera, però non voglio diventare troppo tecnico. In sostanza questi sono i due modi per operare con la volatilità che prediligo, in particolare l'operatività su opzioni è quella più immediata, perché si ha sotto controllo tutto quanto. Con i move c'è un po' di insomma un po' di magheggi nascosti alla FTX, diciamo, che bisogna capirli, ecco. Allora. Ciao Luca, perché ora che sei libero dal lavoro, perché non riuniamo un gruppetto di persone sul pezzo e creiamo un progetto valido? Puoi mandarmi tranquillamente al paese in live. No, non ti manderò assolutamente al paese, a quel paese, perché in realtà io spero di incontrare tantissime persone che hanno tantissime idee in testa e poter partecipare attivamente. Assolutamente a disposizione, e mi raccomando, contattatemi se volete parlare anche, insomma, io sono qua, sapete come trovarmi. Esistono opportunità di lavoro con aziende che lavorano con blockchain senza essere un programmatore? Altro che, guarda, un consiglio che do a tutti gli appassionati di questo settore è di magari provare a farlo, a renderlo un lavoro, perché non per forza bisogna fare qualcosa di proprio, ma ci sono un sacco di aziende interessanti, a partire dagli exchange, a partire da quelle piattaforme che stanno nascendo, DeFi, SeFi, insomma ce n'è veramente di ogni, che assumono sotto tanti tanti profili. Quindi buttate, vi fate un po' di esperienza che sicuramente in futuro varrà, perché sarà un'esperienza spendibile nel caso in cui, immaginate, questo mondo dovesse crescere, dovessero aumentare il numero di aziende in questo settore, e avere esperienza in questo settore sarà veramente una skill senza prezzo, cioè veramente veramente ottima. Quindi davvero il mio consiglio è che chi è appassionato, davvero appassionato di questo mondo, provate a farne un lavoro, ovviamente senza andare a lavorare per l'ICO scam piuttosto che la piattaforma che ha la sede alle Seychelles o robe del genere. Andate a lavorare, a cercare lavoro in progetti seri, ma questo non ve lo devo neanche dire. Però ogni tanto buttate un occhio, che ne so, alle posizioni aperte in Coinbase, in Binance, in questa realtà che, caspita, cioè non ci mettereste la firma per lavorarci dentro, per vederle dall'interno, imparare un sacco di cose, cioè deve essere veramente affascinante. Allora, ciao Luca, che succede a EOS? Partnership con Google Cloud, ho letto che diventerà un block producer, se non ho letto male quello che mi avete detto. Dunque, cioè succede che Dan non porta cose nuove e marketing zero, sempre riguardo a EOS, immagino. Ciao a tutti amici, super gasato ai massimi, grande Giuseppe che non ne manca una di live. Ciao Luke, in riferimento al tuo ultimo video, chi ha già iniziato un pack in BTC e riservi già il 100% dei suoi risparmi a suddetto piano, supponiamo che sia al 20% del suo accumulo, e non ha nessun portafoglio stocks, ETF o altro, come dovrebbe procedere da buon investitore?
fare? Spero di essere stato chiaro. Caro Giuseppe, stai facendo una domanda da $1 milione. Questa è una cosa estremamente personale che di sicuro non sono io a poterti dare una risposta. Primo, perché ovviamente non posso offrire consulenza finanziaria di nessun tipo, e secondo perché dipende da tanti parametri che sono personali, quali quanto voglio espormi al rischio, quanto conosco i vari mercati. L'altro giorno nei commenti, anzi appunto ieri, qualcuno mi ha chiesto: ma il mercato immobiliare secondo te vale la pena includerlo in un portafoglio di investimenti così diversificato? Caspita, la risposta è sì, però bisogna conoscerlo, perché se uno non lo conosce, cioè vale un po' questo discorso qua, cioè a chi non conosce nessun mercato la prima cosa che viene da dire è PAC, Standard & Poor's 500 e via, la facciamo il più facile possibile, ok? Più si conosce un mercato, più si può azzardare, tra virgolette, a costruire un portafoglio più sensato, magari con un pelino di rischio in più, ma con rischio controllato, ok? Come chi include Bitcoin, d'altronde, nel suo portafoglio investimenti. Cioè, se uno non conosce Bitcoin, è folle se include Bitcoin nel suo piano d'accumulo, nel suo portafoglio, perché poi va a finire che impazzisce se vede la volatilità, non capisce perché, legge notizie catastrofiche che sono tutte le fake news, eccetera, eccetera, e dice: ma cioè, come mai, cosa succede, cosa non succede? È una follia investire in un mercato che non si conosce. Quindi è importantissimo conoscere approfonditamente un mercato. Se si spende il giusto tempo sul mercato azionario non ci vuole una vita, basta veramente poco, ci si informa un po', si studia, si scelgono degli ETF quindi su cui diversificare. Chiaramente se io metto 200-400 euro al mese non starò a prendere 10 ETF, non ha senso, starò su quelli più diversificati e più solidi come storico. Se invece ho degli gran capitale, ovviamente ha senso allora dire: ma voglio questo 10, 15, 20 ETF anche, o magari anche alcuni titoli, alcune cose particolari. Ovviamente, cioè, qua si apre veramente un discorso talmente vasto da non riuscire più a trovare un inizio e una fine poi in un discorso come questo. Cioè, bisognerebbe parlarne in un video specifico e ovviamente conoscersi, nel senso sapere qual è appunto la mia esposizione al rischio e il mio concetto di investimento. Certo, una cosa che mi sento di dire tranquillamente è di non esporsi al 100% in Bitcoin, personalmente, perché diventa veramente una scommessa, non è più un investimento. Io credo di essere un mega believer in Bitcoin, perché cioè, ci credo, non avete idea di quanto ci credo, ci sto dedicando la mia carriera lavorativa, quindi se non ci credessi sarei un folle, però il mio portafoglio contiene il 20% in cripto, quindi ci credo, però controllo il rischio sotto forma di investimento. Ecco, questo è un po' il discorso. La cosa che bisogna aver ben chiara in testa è l'obiettivo, cioè io voglio un portafoglio fatto così, con queste percentuali, e lavoro per averlo, basta. Quindi inizio a mettere capitale per arrivare a quell'obiettivo lì, però l'obiettivo lo devo decidere io in base a quello che so e in base alle idee che ho. Ecco, questa è la cosa importante. Ciao Luca, sei il migliore nel settore cripto. Troppo gentile, non è assolutamente vero. Hai mai sentito parlare di Mudrex? Sì, una sorta di copy trading per mercati cripto. Sì, ne ho sentito parlare, perché quando cercavo di fare i miei bot ci ero incappato dentro e mi sembrava anche molto carino, tra l'altro, però poi non l'ho, ho scelto un'altra piattaforma, però mi piaceva l'idea che era veramente semplice da impostare un bot, però aveva alcuni limiti, mi pare. Non so se ad esempio potevi prendere gli alert da TradingView, non potevi forse mettere delle alcune cose avanzate che mi piacevano, dei trigger un po' avanzati, non mi ricordo, però poi l'avevo scartata. Ciao caro, un semplice grazie, ma grazie a te per esserti presentato, solo per ringraziare. Cosa ne pensi dei 150.000 bitcoin che verranno ridati ai loro proprietari che ne erano privati da aprile 2014 dopo il fallimento di MT Gox? Ah, ma se ne parla ancora? Non lo so, guarda, non sono informato sull'argomento, non saprei. Ciao Luca, seconda diretta, emozionato. Ma no, ma cos'è non emozionati? Siamo tra amici qua.
un po' nuovo a tutto. Ho trovato molto interessanti puntate precedenti sul farming e su yield generating strategies. Ottimo, ottimo. A questo proposito, posso chiederti se e cosa ne pensi di Lending Pro di Bitfinex? Allora, ti dico la verità, non ho approfondito Bitfinex e non sei il primo a chiedermelo, però io ti dico, su Bitfinex ho un'opinione positiva, quindi tendo a fidarmi abbastanza. Che dire, non so quali sono i suoi numeri, i volumi, gli APY e tutto, quindi non vorrei andare a usare dati che poi sono errati, però mi limito a dire che io mi fido di Bitfinex. Ciao, in piano di cambiare la grafica del canale? Non è troppo catchy secondo me? Assolutamente sì, sì sì sì, ci sto lavorando con persone ovviamente specializzate in questo. Allora, io adesso andrei a buttare un occhietto sui grafici, visto che è passato un po' di tempo. Prima vi volevo parlare dei temi di oggi, insomma, cioè al volo. Uno l'abbiamo già trattato, ovvero il discorso della DeFi che sta perdendo valore, ma perdendo prezzo, cioè il prezzo sta crollando, ma il valore c'è sempre. E vabbè, qui avevo preso come esempio Yearn Finance, che sta sviluppando la versione 2 dei Vault, che sono appunto le sue strategie di yield farming automatizzato. Molto interessante, io continuerò a seguire questo progetto nonostante io non investa nel token, ma in generale non investo in nessuno di questi token, e lo sapete. Poi ecco questa notizia: il ban da parte dell'FCA, che è l'autorità finanziaria UK, della vendita dei derivati sulle cripto ai consumatori retail. Cosa succede? Succede che l'FCA dice: ma guarda, i retail sono ignoranti, non sanno di cosa si tratta, giocano al casino, e quindi escludiamoli dalla possibilità di acquistare o vendere i derivati sulle cripto, tipo futures, tipo perp, eccetera. Io non sono minimamente d'accordo, poi ovviamente la legge è legge, niente da dire, però non sono minimamente d'accordo, anche perché, cioè, veramente gli fai fare le scommesse, giocare al casino, e poi rompi le scatole sui derivati cripto, che se uno secondo me ci opera sopra un minimo qualcosa sa, presumo. Poi boh, sarà interessante vedere come definiscono i retail o non retail, qual è la loro distinzione, non lo so. Questo è quanto, che dire. Adesso approfondirò su questi piccoli dettagli, però vi volevo condividere questa notizia, che a partire da gennaio 2021 entrerà in vigore in UK questa normativa. E poi, a proposito di normative, cose del genere, allora vi volevo far vedere l'open interest di BitMEX. Non so se lo vedete o se ci sono davanti io, mi sa che... no, aspettate, si vede? No, ci sono davanti io, te pareva. Dunque, vediamo se riesco a espanderlo, tac, così, eccolo. Allora, questo è l'open interest di BitMEX, che in sostanza è crollato decisamente dopo l'indagine che è a suo carico. Oltre all'open interest, per i più pazzi, si è creato uno spread interessante tra i futures di BitMEX e i futures di altre piattaforme. Si è un po' ampliato il basis, così detto, tra appunto il prezzo spot e il prezzo di alcuni futures su BitMEX. Quindi ci sono opportunità di arbitraggio interessanti che chi poi dice, cioè come si andranno a fillare, a chiudere questi gap, cioè vuol dire questo in sostanza. Sto parlando in arabo per qualcuno: i futures magari si variano in prezzo rispetto al Bitcoin spot, al sottostante. Quindi se Bitcoin costa 10.000, un future può costare 10.500, perché nel suo pricing mette dentro anche altri fattori. La possibile insolvenza della piattaforma è uno di questi fattori che magari porta via volumi ai futures, ok, che presumono una scadenza futura, quindi uno presume che la piattaforma sia ancora viva quando i futures scadranno, e quindi il prosciugare dei volumi e dell'open interest sui future cioè porta a una variazione di prezzo rispetto al sottostante, quindi opportunità di arbitraggio long uno, short l'altro, in sostanza, da chiudere poi quando il prezzo si appiana. Molti dicono: sì, adesso sicuramente BitMEX è pieno di soldi, troverà il modo di difendersi e di portare avanti l'attività, che è una cosa che personalmente penso anch'io, e quindi gli spread si appianeranno, e quindi c'è un'opportunità di arbitraggio per chi ne vuole approfittare. Attenzione, altissimo rischio, io non lo faccio minimamente,
perché non lo so, ci sono forse opportunità migliori, e, però ecco, c'è questa possibilità. Mi pare che sia adesso un... non mi ricordo, cioè, avevo letto una stima da qualche parte, però no, non me la ricordo, non voglio dirvi cavolate. Vabbè, chiusa la parentesi anche su BitMEX, ecco, a tal proposito... Per l'operatività su futures, su derivati, la domanda quale exchange utilizzare, che mi arriva spesso, perché molti, io in passato ho utilizzato spesso BitMEX, molti di voi l'hanno usato anche recentemente, secondo me. Adesso una delle domande più calde è quale exchange uso. Allora, io sto facendo intanto un lavoro di ricerca per cercare se ci sono piattaforme licenziate in alcuni stati, ovvero che operano in maniera più pulita e più salde poi nel tempo. Al momento che sto ancora portando avanti questa ricerca, di cui ovviamente poi vi condividerò i risultati, questa è una cosa a cui tengo molto, sto utilizzando Binance Futures, ovviamente, che insomma è Binance, quindi mi dà una certa sicurezza e inoltre ha delle fees veramente basse, 0,04%, con i BNB scendono ancora di più e col mio referral link scendono di un altro 10%, e Bybit, che anche quella è, mi pare che sia a Singapore come sede, e ha dei volumi interessanti, insomma non fa il KYC, quindi c'è un po' un punto interrogativo anche su di loro sul tema antiriciclaggio, se gli Stati Uniti ci metteranno gli occhi oppure no, però al momento è una piattaforma ottima, ecco, quindi queste due sono le mie scelte attuali, più Binance Futures a dire la verità. Però intanto porterò avanti questa mia ricerca per vedere se ci saranno altre, cioè se ci sono, se esistono piattaforme regolamentate più, come dire, sicura anche in una prospettiva futura. Vi volevo dire anche riguardo ai miei live, ditemi cosa ne pensate, tra l'altro anche in chat o nei commenti per chi mi seguirà su YouTube. Vorrei da due farli diventare tre i live, in sostanza. Magari uno lo anticipo un po', lo faccio alle 17, quando sarò libero alle 17 per l'appunto. Ho un altro orario un po' anticipato, non alle 18. Quindi lunedì volevo farlo, mercoledì e venerdì saranno i possibili futuri appuntamenti, cappati a 40 minuti l'uno, quindi più godibili anche da chi li guarda in differita, e magari quello del mercoledì, che ne so, sarà solo un domande e risposte, quindi tipo questa prima parte che abbiamo fatto, e lunedì e venerdì saranno invece dedicati alle analisi dei grafici e un po' anche alle domande. Ditemi che cosa ne pensate, se avete suggerimenti, se avreste un'altra idea, insomma non lo so, sono veramente aperto a qualsiasi tipo di suggerimento, di consiglio in questi temi. Contattatemi anche in privato se volete per dirmi cosa ne pensate, perché ci tengo ad accontentarvi il più possibile. Meglio alle 18, vedo che segui i consigli. Sì, sono tutte ipotesi per adesso, perché cioè mi piacerebbe comunque che i live diventassero un appuntamento piacevole, non pesante. Alle 17 è troppo presto, alle 17 si lavora ancora. Sì, infatti voi dovete mettervi lì lo smartphone mentre lavorate, vi guardate il live. Ottima idea, perfetto. Tre live ma più corti. Sì, infatti l'idea era un po' quella. Quoto di più ma più corti, sì, farò così. Anche perché altrimenti veramente si va avanti a oltranza, poi chi li guarda su YouTube si spara perché si trova un'ora e mezza di live. Ragazzi, nel frattempo che mi dite la vostra, andiamo a vedere un po' i grafici, partendo da Bitcoin che sta triangolando. Sta triangolando, come vi dicevo, dopo un discreto impulso ribassista, che è questo, e ci ha portato da questo range di top, che questo è il massimo locale, a quest'altro range, al secondo blocco, ok? Siamo passati da questo blocco a quest'altro, con questo dump discretamente forte, marcato, ecco. Dopo questo dump abbiamo iniziato con una fase ranging, come dicevamo, e poi adesso siamo finiti, vuoi per i volumi che sono collassati, vuoi per l'open interest che si è prosciugato parecchio, siamo finiti ad arrivare a una fase triangolare, dove non si raggiungono nemmeno i range high e range low, ma si va a fare dei lower highs e higher lows. Quindi quando c'è una fase triangolare, ovviamente il primo segno di movimento è un'invalidazione del triangolo, quindi o un higher high o un lower low, quindi se facciamo così o se facciamo così, è un primo segno di bias, se vogliamo, ma di brevissimo, all'interno del range, perché poi la direttrice principale è sempre data dal range, che vede come top 11k,
e come bottom 10k, quindi questa è un po' l'area di palleggiamento. Invece l'high del triangolo precedente è 10,8k, 10.008, e il low è 10.005 circa, quindi la violazione di uno di questi due livelli imprimerebbe un piccolo bias intraday, quindi di brevissimo, sul quale volendo si potrebbe operare ma rimanendo interni al range, quindi che ne so, tac tac con target range low, oppure tac tac neanche, perché poi il range high è immediatamente sopra, quindi si ha un profilo di rischio rendimento abbastanza sfavorevole. Ecco, abbiamo una resistenza molto forte a 11.000 e quindi andare a allungare la rottura dei 10.008 con target gli 11.000, capite bene che ha poco senso, perché c'è poco spazio da sfruttare, spazio di prezzo da sfruttare. E altrimenti c'è l'opportunità di andare short volatility per chi crede che la volatilità rimarrà bassa ancora a lungo, quindi se dovessimo continuare a fare una cosa di questo tipo andando a vendere opzioni. Adesso non ricordo se ce l'ho ancora qua, certo che ce l'ho ancora qua, ovviamente. Una cosa che mi piaceva molto, che a me piaceva molto, è andare a prendere le opzioni del giorno dopo. Quindi ad esempio c'è 7 ottobre che vabbè ormai è finito, quindi si andrebbe all'8, e andarle a ordinare per teta, ok? 8 ottobre ce n'è alcune con un bel teta pari a meno 33 e andarle a prendere un insieme tale per cui il delta complessivo è 0, quindi sommatoria di delta più vicina a 0 possibile e teta più basso possibile, perché meno, quindi più alto in valore assoluto, più basso in termini invece di col segno davanti. Per quale motivo? Perché in questo modo con delta 0 non mi espongo a variazioni di prezzo, quindi che salga, che scenda, me ne frego. L'unica cosa a cui mi espongo è il tempo, quindi più passa tempo e più guadagno, ok? E ovviamente l'altra cosa che mi farebbe perdere è vega, la volatilità, quindi se aumenta la volatilità vado a perdere, però vedete che il teta rispetto al vega è molto più favorevole per chi vende le opzioni, quindi in un contesto di bassa volatilità vendere le opzioni con un orizzonte temporale breve è un'ottima strategia magari di copertura o di inclusione rispetto a quella che già si adotta sulla price action, sull'holding, su piani di accumulo, eccetera eccetera. Quando prima parlavamo invece della covered call, quindi della copertura di una posizione long o di un acquisto spot, significa avere cioè vendere delle opzioni call in particolare che hanno delta positivo. In questo modo io incasso il premio immediatamente, incasso il theta qualora ovviamente il tempo passa, perché vendere le opzioni fa incassare col passare del tempo, e a patto che ovviamente la volatilità rimanga bassa o comunque nell'insieme anche della posizione che ho, spot o future, che diventi sopportabile, che rimanga il tutto sopportabile. L'importante appunto è andare a coprire la posizione e avere bene in testa quante opzioni vendere, come fare, come non fare, ma di quello ne parleremo magari in un video futuro. Questo era giusto per concludere, visto che qualcuno dice ma se il mercato è fermo non c'è operatività, non esiste operatività, non di sicuro sui future, sui perpetual, a meno di non essere market maker e di guadagnare dagli spread oppure dai rebate sulle commissioni, dalle commissioni negative per gli ordini limit, o altrimenti appunto la vendita delle opzioni è uno degli unici forse metodi di possibile operatività profittevole in un mercato morto che non fa particolari cose. Questo è quanto, perché il resto poi è uguale a quanto già detto nelle precedenti analisi, ok? Perché abbiamo sempre detto che il grosso del movimento avverrà qualora vengono violate queste due aree, ovvero 11.000 fino a 11.009, cioè 11.002, scusate, qua sopra, questo quadratino qua, che è la liquidità in offerta come resistenza, mentre in domanda abbiamo liquidità nell'area 10.100 che culmina a 9.008, quindi questa qua è un pool di liquidità in domanda.
domanda. Il primo pool che viene completamente assorbito, che vuol dire violato del tutto, poi diventa una controparte opposta, quindi in questo caso resistenza, sulla quale eventualmente aprire una posizione short, e il contrario vale per il pool di liquidità in offerta, che se viene violato, abbiamo fatto anche, vedete, le linee ai livelli di chiusura della candela giornaliera, quindi di top locale, e della shadow, quindi l'area compresa tra esse diventa il pool di liquidità in offerta, va bucato, e in questo caso anche qui abbiamo un bel long su reclaim, che è un qualcosa da manuale, perché sarebbe il meglio per quanto mi riguarda, sarebbe una posizione che non mi farei sfuggire, perché il macro è bullish, ne abbiamo parlato in più occasioni, insomma è un bell'anno questo, possiamo dire, abbiamo avuto una ripresa molto rapida dal dump di marzo, abbiamo avuto dei massimi più alti, e quindi il macro è bullish, ripeto, e quindi questa potrebbe essere una correzione, una fase di ritracciamento del tutto fisiologica, e se dovesse recuperare appunto quest'area qua, diventerebbe un costrutto di bottom locale sul quale operare long con un'operatività discretamente semplice, che va lungo trend dal punto di vista macro, e non solo, perché avremmo anche il setup long sul breve, quindi coinciderebbero diversi time frames. Questo è tutto su Bitcoin, oserei dire. Poi andiamo a vedere le altre mie posizioni, che vi ricordo abbiamo BNB, nella quale sta continuando lo scenario triangolare, anche in questo caso vedete che abbiamo questa direttrice e quest'altra direttrice che triangolano, siamo sempre sopra, ricordatevi, 0.0024, che è il range high su time frame settimanale, guardatelo, eccolo come si genera da qua. Quindi triangolazione sopra al range high, che ha tenuto con questo, guardate, tentativo di perdita assorbito, quindi è buono il quadro su BNB, e c'è un'operatività anticipatrice per i più pazzi furiosi, per chi vuole entrare e non è ancora entrato, che ad esempio potrebbe prendere questo clusterino di prezzo generato da, allora, il livello stesso di range high che abbiamo detto poco fa, il clusterino che nasce sulla candela del 10 settembre, il clusterino che nasce sulla candela del 27 settembre. Mettere tutto insieme, shakerare per bene, e abbiamo l'entry area. Il tutto ovviamente anche più o meno concorde con l'uptrend line, che vedete che funge da base minore del triangolo. Ecco, quindi questo potrebbe essere un punto di ingresso interessante, tutto sommato. Anche perché avremmo, anche in questo caso, cioè, la teoria cosa dice? La teoria dice che un bias viene impresso nel momento in cui abbiamo un higher high o un lower low, e quindi da triangolo diventa un qualcosa di diverso, un qualcosa d'altro. Già la perdita del range settimanale 0.0024 sarebbe in un certo modo un bias, anche perché comunque è un livello di prezzo molto importante che, se perso, farebbe perdere anche il breakout dal range stesso. Quindi quello sarebbe un primo segno. Il secondo segno ovviamente è la violazione del triangolo, quindi questo ci suggerisce un po' i take profit e gli stop loss, se vogliamo, perché per un entry su quest'area che abbiamo evidenziato avremmo lo stop loss abbastanza semplice, permettetemi di dirlo, sotto a 0.0022, quindi sotto al low precedente. Ecco, e un primo take profit, volendo, si potrebbe già mettere a 0.0027, che è questo high del triangolo, così anche se non lo violiamo siamo contenti lo stesso, e un secondo a 0.0030. Se dovesse poi andare a continuare il movimento sopra anche il precedente high, vabbè, abbiamo una prosecuzione del trend, e quindi ci sta poi applicare una posizione trend follower, che è più di ampio respiro, ecco, diciamo così. Poi la restante parte della mia posizione in Ether, che una parte l'ho chiusa, se vi ricordate, una metà, per via di questo approccio, insomma, con questo livello che è un cluster settimanale, se ricordate, vedete che nasce da qua, parlo degli 0.0335 BTC, che è un cluster settimanale, e se vedete sul daily lo abbiamo approcciato con breakout retest,
con anche un pool di offerta, sebbene non troppo pronunciato. Poi abbiamo continuato a ribasso e adesso c'è un altro livello che stiamo sfidando, 0.0318. Questo livello nasce nel passato, sempre su time frame settimanale. Allora, andiamolo a riprendere, eccoci qua. Zoom, prego, eccoci. Allora, nasce, vedete qua, e poi funziona anche dopo, perché vedete che anche nelle recenti settimane, se il range low di questo movimento, ok, era il clusterino 0.0335, scusatemi, mi impappino oggi, sotto allo stesso abbiamo della liquidità in domanda che culmina più o meno proprio a questo livello stesso, 0.0318, sempre lui. Quindi una chiusura settimanale qua sotto, che per ora non c'è ancora stata, mi farebbe venir voglia di chiudere anche la restante posizione e tenere d'occhio questo altro pool di domanda che si trova a 0.0328 per un eventuale long, ok? Un altro long che ci può stare se si presenta domanda appunto in questa area. Nello specifico questo è time frame settimanale, quindi vedo se ci arriviamo e se su time frames più brevi si presentano dei setup di domanda, tipo degli engulfing bullish, tipo degli higher highs, higher lows più sul breve, sui quali iniziare a costruire poco alla volta una posizione long che poi eventualmente si va ad accrescere con le maggiori conferme e col propagarsi del trend su time frames più alti, e da seguire poi un'eventuale continuazione rialzista di Ethereum, che presuppone tutto tranne che brutte cose per il futuro. Questa è un po' la mia visione, con anche l'arrivo dei layer 2 per lo scaling. Non so se ve ne ho già parlato, secondo me sì. Per dirne una, Synthetix adesso sta testando su una testnet le Optimistic Rollups, che sono un altro sistema di scaling di Ethereum. Praticamente sono transazioni a zero fees e pressoché immediate per fare il mining dei sintetici e per farmare SNX. Per adesso in testnet, è riservato a pochi, mi pare, a chi ha avuto o ha più di un tot SNX. Basta, questo è quanto in realtà, perché di altre posizioni al momento non ne ho, dato che comunque la situazione altcoins non è proprio delle più belle. Ecco, vedete che il trend della Bitcoin dominance si è un attimino frenato, il trend discendente, e rischia di formarsi un costrutto di bottom qua, che se confermato, insomma, dipingerebbe uno scenario non bellissimo per le alt. Quindi per adesso la mia esposizione rimane un pelino limitata. Ritorno da voi adesso perché voglio leggere le vostre ultime domande, nonché i vostri consigli che mi avete dato, se me li avete dati sul live, quindi volevo andarli a riprendere. Dunque vediamo se ci siamo. Più ne fai meglio è, più live più lunghi, no dai, più live più lunghi no, anche perché poi non so più neanche cosa dire, anche se in realtà di cose da dire se ne trovano sempre. L'ideale sarebbe avere puntate quotidiane da 20 minuti, alternare tra analisi, grafici, notizie, domande e risposte. È che vorrei tenere anche i video didattici, chiamiamoli così, quindi non i live, ma magari quelli dove spiego, che ne so, la DeFi, spiego le piattaforme, come si usano, vi mostro un po' di cose, qualche cenno di trading, di operatività. Quelli lì secondo me sono sempre utili, penso che ci teniate anche a quelli. Luke sempre in 1.75 per, così parlo velocissimo. Secondo me non sarebbe male ampliare gli orizzonti e dedicare un live sulla finanza tradizionale, se gradito alla community. Non vorrei andare off topic però, non lo so, magari introdurre qualche tema del genere. Beh, vedo che molti concordo, giusto, graditissimo, perché no a questo punto. Caspita, diventa veramente un qualche, cioè troppo, ma non avete paura di andare troppo off topic, poi magari a qualcuno non interessa più, cioè voglio comunque rimanere, questo lo dico, e questo sarà un canale criptocentrico, perché non diventerà uno di quei canali dove farò video tipo la mia routine del mattino e quelle cavolate lì, però perché no, qualche tema di finanza tradizionale si potrebbe includere. Ci penserò, ci rifletterò. Secondo me la serie Trading Consapevole è stata il top, sarebbe bello una nuova stagione, l'attendo più della nuova della casa di carta.
Sì, no, anche quella la volevo fare un po' più approfondita con qualche operatività pro, ecco, perché no, perché no. Dove sei? Ciao Luca, sai cosa sarebbe carino fare? Creare un angolo, magari su Discord, dove tutti noi della community condividiamo una foto mentre guarda il tuo live. Mi immagino le qualunque cose. Sai che è un'idea carina questa? Non ci avevo mai pensato. Sarebbe divertente. Dai, perché no? Perché no? Dai, mi piace, mi hai dato un'idea simpatica, dai, ci sta, adesso la penso. Tra l'altro, un'altra cosa che volevo fare era creare una pagina tipo, come, non so, come se fosse una pagina dove voi potete fare proposte e votarle, che chiunque può fare una proposta e chiunque può dire sì, no, sì, no, sì, no, e alla fine decidere in base anche a quello che pensate voi, e ovviamente la mia opinione, di implementare novità nel canale, nella community, nei video e quant'altro. Cioè, non lo so, uno dice mi piacerebbero i video sulla finanza, qualche video sulla finanza tradizionale, potete votare sì, no, e io vedo poi qual è l'esito del sondaggio su una pagina web, magari che farò, dove chiunque può proporre qualsiasi cosa, ripeto, e votare quelle le proposte esistenti, e magari premiare chi fa delle proposte utili che vengono poi votate positivamente, boh, con qualche shitcoin. Le shitcoin come governance, esatto, fare una sorta di DAO che in realtà non è D, è una CAO, perché è centralizzata, alla fine ci sarei sempre io a decidere, ad avere l'ultima parola, però almeno avreste la possibilità di proporre qualsiasi cosa e vederla magari realizzata. Boh, vediamo. Va bene, dai, vediamo se avete anche qualcosa da chiedere su analisi, grafici, altcoins, qualcosa che volete vedere. Allora, qui ne avevo letta una, dove era su, eccolo qua. Sto controllando Yearn Finance Perp da qualche giorno. Come la vedi te, una rottura del doppio minimo sul 15 minuti. Mamma mia, mamma mia. Andiamo a vedere. 15 minuti, sai che mi trovi. Perp, eccolo. Mi trovi abbastanza. Cioè, non è proprio il mio terreno. Una rottura del doppio minimo, cioè questo? No. Non lo so, questo qua, doppio minimo, oppure più vicino, sui 15 minuti, no vabbè dai, follia, follia, non ce la faccio, su 15 minuti non ce la, è più forte di me, non ce la faccio. Il terzo video della settimana dedicato magari alle alt più interessanti del momento, perché no, perché no, potrebbe essere interessante. Magari un po' di fondamentali legati alle cripto, sì, quello lo vorrei fare, nel senso di andare magari a fare quelle spiegazioni dei progetti come facevo un po' di tempo fa ogni tanto, ma anche recentemente, non so quando ho spiegato i progetti DeFi che reputavo più interessanti. Vi ricordate? O magari come funziona Yearn Finance, avevo fatto il video, insomma, tutte cose così che alla fine ti trovi contenuti da qui all'eternità. Tezos USDT, andiamo a vedere Tezos USDT, tra l'altro, pure mi volete proprio mettere in difficoltà oggi. Allora, Tezos USDT non benissimo, perché ha fatto questa bruttissima mossa. Che è, allora, partiamo dal settimanale, visto che non c'è, cioè il grafico è ancora spopolato, partiamo dal settimanale e andiamo a identificare innanzitutto questo low di 2,28. Poi, vabbè, c'è l'altro low scorso di 1,45 che è ancora un po' lontano, c'è l'high a 1,68 e poi abbiamo un cluster qua sopra, questo clusterino qua. Tra 2,54 e 2,62, ok? Questi sono i livelli più prossimi e interessanti. Tra l'altro, il low del cluster è anche un low un po' più storico, ok? Quindi questi salviamoceli come prezzi interessanti e andiamo a zoomare sul daily. Allora, sul daily vediamo che siamo alle prese con 2,28, ci stiamo zuccando un po' contro e sopra c'è un po' di liquidità in offerta. E lo stiamo affrontando con una sorta di triangolo rialzista, forse, quindi c'è un po' di domanda, c'è anche sotto, però ovviamente è ancora tutto un divenire e soprattutto attenzione che arriviamo da un lower low importante perché abbiamo rotto a ribasso 2,28 non molto tempo fa, tac 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 qua, ok? Infatti questo potenzialmente era un setup short.
Adesso c'è da vedere tra domande e offerta chi vince, perché abbiamo due possibilità, cioè il reclaim di questo livello che non sarebbe neanche malaccio, è un low reclaim a tutti gli effetti, e in particolare se poi diventa un reclaim anche dei 260 del cluster qua sopra. Altrimenti se questo rifiuta facciamo un lower low rispetto ai 2.07 e poi anche ai 1.95/2 questa zona qua, allora c'è una prosecuzione ribassista e ancora uno scenario short con target principale 1.68. Questa è un po' la mia visione su Tezos dollaro. Andiamo a vedere anche Tezos Bitcoin, giusto per farci un'idea più completa, per vedere se è concorde oppure no. Direi di sì, guardate, tra l'altro qua ha rispettato, vedete in maniera pulitissima il setup short. È anche questo il motivo per cui spesso opero soprattutto sulle le coppie alt BTC, perché mi sembrano grafici più puliti e che soprattutto non si fanno influenzare troppo dal prezzo di Bitcoin, che potrebbe creare un andamento un po' illusorio. Vedete qua abbiamo avuto un range di lunghissima durata con low 2350 sat circa, rotto, e poi siamo arrivati ad atterrare a 1900 sat, che era esattamente il suo target. Tac, questo era un bello short da manuale. Adesso qua sta lateralizzando un po', se li rompe a ribasso 1900 sat abbiamo di nuovo una prosecuzione ribassista, e quindi sarebbe più o meno concorde col grafico in dollari, mi pare. E questo è quanto. Vedete la differenza comunque tra questo grafico, che è molto pulito, e il grafico Tezos USDT, che in realtà, vedete, non è altrettanto pulito. Cioè ci sono sì degli spunti operativi anche qui, ma di là erano più puliti, perché qua non era proprio uno short da manuale, perché avevamo subito anche questo low e non era ancora tecnicamente un lower low appunto rispetto a questo. Quindi non lo so, io tendenzialmente reputo più significativo il grafico alt BTC. Mi interesserebbe una parola su Serum, che come progetto ti piace, mentre l'attuale grafico bene ma non benissimo. Concordo con tutto, esatto, come progetto mi piace. Tra l'altro non so se lo state seguendo, stanno sviluppando delle UI, stanno aggiungendo sempre più mercati, sembra interessante, però soffre l'andamento delle DeFi coins. Guardate che orrore, cioè è orripilante il grafico di Serum. Tra l'altro non è neanche farmato, quindi non capisco come mai ci sia questo dump in corso, boh, non lo so. Fatto sta che forse perché è correlato a Sushi, che c'è sempre dietro Sam, non lo so. Fatto sta che è agghiacciante, ed è il motivo per cui fondamentalmente non investo nelle coin appena nate, anche se legate a un progetto che per me è veramente bello e con un futuro radioso. Rimango della mia opinione, però questa sembra veramente una shitcoin dal grafico, e quindi è spaventoso come... cioè, intoccabile un grafico del genere. Ragazzi, io, ciao Luca, conosci il sito CoinMarketCal? È un calendario con le date più rilevanti inerenti agli eventi cripto per importanza dei visitatori. Può essere affidabile o d'aiuto per scremare qualche news? Non lo so, non l'ho mai guardato, anche perché ormai credo che non siamo più nel periodo in cui gli eventi che accadono influenzano in qualche modo il prezzo. Mi sembra che non ci sia più questa tendenza, ecco. Ma shortare Sushi è una cavolata, è pericoloso, è rischioso, perché insomma siamo abbastanza sottoterra con Sushi. Quindi io mi immagino che ce ne saranno parecchie di posizioni short già aperte, quindi c'è un rischio pazzesco di short squeeze, quindi di venire liquidati in un lampo. Io di solito, è l'equivalente di longare un grafico così, in questa posizione, shortare Sushi qua, perché è veramente un'operazione a rischio, è iperesteso, e andare a operare su un grafico iperesteso è sempre una scommessa, diciamo. Ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per avermi seguito, siamo a 1:20, direi che è sufficiente. Se avete altre domande, altre cose da chiedere, mi raccomando, vi ricordo che c'è un appuntamento sempre qua in live su Twitch alle 18 venerdì, al quale non potete mancare, perché è anche il weekend, ci gasiamo veramente veramente tanto. E ecco, una cosa che non vi ho detto, non so se avete letto, la crypto conference è stata rimandata ad aprile 2021.
2021 causa limitazioni Covid, perché altrimenti per le limitazioni ovviamente di distanziamento e quelle insomma di gli eventi al chiuso sono abbastanza sotto osservazione, ci sarebbero un sacco di menate, quindi si rovinerebbe un po' l'evento. È rimandato quindi ad aprile 2021 e nel frattempo la qualità aumenterà ancora, perché in questo tempo in più che è stato dato per l'organizzazione ci saranno, verranno interpellati più speaker, ci saranno più partecipanti, quindi sarà ancora più bello. Ci sarà da aspettare un po' di più, ma sarà ancora più bello. Io ovviamente ci sarò, e se volete acquistare il biglietto con il mio codice sconto del 15%, il codice sconto ve lo scrivo qua in chat ed è Boiardi maiuscolo, che per chi non lo sapesse è il mio cognome, così giusto per doxarmi da solo, no, ormai lo sapete tutti. Benissimo ragazzi, per chi c'è ci vediamo là, anche se nel futuro prossimo, chissà quanto costerà Bitcoin nel frattempo, saremo tutti, ci troviamo tutti in Lambo, non lo so. E basta, detto questo, molto più a breve termine, invece ci vediamo venerdì e vi saluto, vi faccio un carissimo saluto, anzi, per usare la mia formula di chiusura, e alla prossima. Per chi guarda in differita sul tubo, ci vediamo tra pochissimo. Ciao a tutti.